l'eremita. Le vostre parole su questa, sul mio amico qui? Testa inferiore, saggezza, Ricerca, sì. ricerca della saggezza proprio, Solitudine ha messo. solitudine. Comunque un uomo anziano capace di consigliare, della saggezza giusta. Sì, un uomo anziano sicuramente. Una persona ancora più introversa del Papa. Per lui lo scopo della vita è essere maestro di se stessi. Che poi qualcuno giovi delle sue scoperte non è una questione che a lui interessa particolarmente. Non gli interessa neanche far da mediatore. Lui è il ricercatore, come può essere l'alchimista. Ci sono, nella mia vita, ho scoperto delle leggi che funzionano così nella mia vita. Ma non è detto che quella stessa legge funzioni nella tua. Sono proprio unicità, se vogliamo dire. Sono delle leggi uniche all'opera nella propria vita. Fondamentalmente, secondo me, il suo più grande valore è che è il proprio maestro interiore. Che può esistere, tu lo puoi sentire solo quando sei da solo, mentre la solitudine è quello che ci vedono molto ed è la paura della solitudine, Che è solitamente. la parte oscura, diciamo, della Suo, carta. sì. Non ha paura del futuro perché conoscendo il passato sa che è sempre sopravvissuto e che troverà sempre una soluzione e che tutto ciò che accade ha una ragione d'essere, non ha bisogno di avere il controllo, infatti non viene da qua, no? Viene da qua che è il bisogno di conoscere, di avere, no? Tutto chiaro, che le cose siano giuste. Lui sa che tutto è giusto, ma non perché ci sia la giustizia, perché ciò che avviene conviene, dice il proverbio, che tutto ciò che avviene ha un motivo per avvenire, anche se io non lo so. Esatto. Forte di questa consapevolezza posso, non ho bisogno di avere il controllo degli eventi, perché nel momento in cui accade l'evento saprò come agire o agirò di conseguenza.